Chiudiamo in bellezza e con un'esperienza straordinaria. Io ogni volta che devo presentare Luca Cari, insomma, mi emoziono, nel senso che la sua e più in generale l'esperienza dei Vigili del Fuoco sui social è partita da, purtroppo, l'emergenza del terremoto in Centro Italia, o comunque poco prima, però affari spenti, e poi è diventata affari, purtroppo, per gli eventi accesi, ma bene nel senso della comunicazione, perché abbiamo un'esperienza straordinaria, una best practice che fa parte, appunto, delle nostre ottime pratiche italiane. Prima di darti la parola, così chiuderai te l'evento di oggi, anche vista l'ora, anche se siamo perfettamente in orario, volevo dire che su Facebook, ringrazio anche Valeria Favasuli e Andrea Marrucci e lo staff del Formez, anche, che hanno fatto le dirette, abbiamo avuto più di 15.000 persone su Facebook e siamo ancora nei trend di Twitter, quindi c'è stato, oltre che qui in sala, molto seguito e movimento anche sui social. Grazie Luca. Buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto per l'invito, con un filo di voce, ringrazio per l'invito, ringrazio Francesco per le sue parole. Francesco, ci siamo conosciuti dalla prima volta che ci siamo sentiti, stavo twittando con i piedi sulle macerie di Amatrice, quindi in un momento particolare. È vero, noi abbiamo cominciato la nostra esperienza sui social, almeno dal punto di vista attivo. Noi adesso abbiamo un profilo Twitter, Instagram, profilo YouTube, credo che quello però che maggiormente ci rappresenta e ci rimane più congeniale proprio il nostro tipo di attività sia sicuramente il profilo Twitter, che era nato, appunto, avevamo deciso di attivare dopo molte discussioni anche durate credo qualche anno, perché non è semplice gestire la comunicazione in diretta durante un'emergenza, non è ovviamente i dati, le informazioni che dai non sono pianificate, hai una linea da seguire, ma ovviamente si svolge tutto in tempo reale, necessità quindi poi di dare certezza ai tuoi contenuti, e non è cosa semplice farlo. Abbiamo deciso di farlo, come diceva Francesco, a fare spenti, perché il profilo è stato attivato il 15 di agosto del 2016, il 24 agosto il terremoto dell'Italia centrale, quindi che ci ha chiamato immediatamente quindi ad accendere i fari, solamente se questo va un po' a essere un metro di un'unità di misura, dai 100 follower siamo passati immediatamente a 10.000, oggi siamo quasi a 30.000, ma quindi in un attimo, quindi abbiamo dovuto affrontare, prendere in mano, decidere poi se era la sfida, ripeto, pur stando con i piedi sopra le macerie, se poteva essere affrontata o meno. È un profilo, appunto, particolare, la comunicazione dei Vigili del Fuoco, sono responsabile della comunicazione in emergenza, perché per noi la comunicazione e gestione dell'emergenza non è una cosa a parte, è un'attività integrata nell'attività di soccorso. Sappiamo perfettamente che dalla buona comunicazione da come comunichi c'è un riscontro poi anche sulla stessa attività di soccorso. Quindi ecco, questa è nata in questo modo, ecco, la nostra esperienza non è peraltro, cioè, averla, quindi è un profilo di novità, sicuramente il tentativo che stiamo facendo di gestirla attraverso un profilo social che è Twitter, in realtà ha le stesse dinamiche, le stesse modalità, gli stessi tempi di tutta l'altra forma di comunicazione che noi attiviamo durante un'emergenza. Le caratteristiche sono quella ovviamente dell'immediatezza e della massima trasparenza. Questo quindi è un'esigenza che noi abbiamo sempre avuto, quella cioè di impostare immediatamente dopo un fatto, dopo un evento o durante un evento la corretta informazione, perché abbiamo un riscontro immediato. Per noi quindi comunicare, soprattutto in quel momento, non è un creare una nostra immagine, non è stabilire un rapporto di fiducia che può essere generale a lungo termine. Credo la settimana scorsa è uscito i risultati del URISPES che dicono, appunto, che per quanto riguarda la fiducia, i Vigili del Fuoco hanno la fiducia dell'86,6% degli italiani, quindi non è questo il nostro tentativo. Io ho un'altra necessità, che è quella di creare invece una fiducia immediata sul momento. Io in quel momento sono il portavoce dei Vigili del Fuoco, ho necessità di essere creduto,
Quello che dico è la gente lo deve seguire, ma per il bene delle persone che sono coinvolte. Ecco perché, quindi, per noi la necessità che l'informazione, che le notizie che vanno all'esterno rispetto a quell'evento siano indirizzate correttamente diventa un'esigenza. Ora penso alle ultime emergenze, appunto dal terremoto dalle centrali, oppure a Rigopiano, che è stata un'esperienza difficilissima, poter comunicare in tempo reale quello che sta succedendo, oppure volendo, posso far riferimento anche alla settimana scorsa, al deragliamento del treno a Pioltello, quindi vicino Milano. Per me è necessario che in quel momento chi ha quell'informazione la metta a disposizione di tutti, che il treno, l'ipotesi insomma principale appena arrivi sullo scenario è quella di un incidente, è fondamentale che possa emergere immediatamente piuttosto che si lasci pensare ad altri scenari. Quindi la nostra esigenza è quella di mettere in questo circuito, nel circuito dell'informazione, prima possibile la nostra voce, il nostro punto di vista di soccorritori. In emergenza non si mente mai, ma soprattutto in emergenza. In emergenza non si torna indietro, quando è detto una cosa deve essere quella, altrimenti perdi immediatamente la fiducia di chi ti sta ascoltando. Quindi con tutto, quindi la difficoltà ovviamente di dare queste informazioni, di poterle dare quindi in tempo reale. Chiaramente la difficoltà ovviamente anche per noi stessi, la prima squadra che arriva sul posto, arriva, ti dà un'informazione, ovviamente in quel caso del treno si infila tra le lamiere del treno e te perdi il contatto, chiaramente non sta a telefonarti in continuazione per dirti qual è la situazione, te però sai che in quel momento, che il tuo momento di comunicare è quello, non è dopo mezz'ora, non è dopo un'ora, e probabilmente non è neanche dopo 5 minuti, te sai che è quello, quindi devi attivare. Noi abbiamo una struttura quindi di comunicazione in emergenza che si attiva parallelamente insieme alle squadre di soccorso laddove chiaramente è possibile, per avere appunto un riferimento che sia tuo, quindi per non disturbare l'operatore che sta salvando le persone, non è lui il tuo punto di riferimento in quel momento, ma ti ha la necessità di avere dal posto l'indicazione giusta. Ecco, dicevamo che da agosto del 2006 che siamo attivi sui social con Twitter, in realtà però da molto tempo, da molto prima, noi abbiamo cominciato invece a fare un monitoraggio di quello che esce, di quello che passa sui social. Allora se io la mattina vedo che un cittadino di Roma posta alle 7 di mattina una fotografia dove si vede in zona in direzione Magliana, si vede il cielo coperto da una nube di fumo, cioè una parte quindi di Roma è coperta da una nube di fumo perché c'è un incendio e mi devo attivare. Per me quell'incendio, nel caso specifico a cui faccio riferimento, era un incendio dal punto di vista dell'intervento, era un intervento irrilevante perché bruciava in questo caso un campo che era stato precedentemente occupato con delle tende insomma abusive eccetera. Una volta smantellato lì c'era solamente erba e poche cose, però quindi per me dal punto di vista dell'intervento operativo è irrilevante, però so perfettamente che in quel momento è una notizia invece che probabilmente io sono solamente io il detentore di quell'informazione, io so quello che sta succedendo, so quello che sta bruciando, se c'è pericolo ambientale, se c'è pericolo per le persone, è un'informazione che ho il dovere di mettere a disposizione in quel momento attraverso tutti i miei canali, a tutti i canali possibili che ho a disposizione, perché so che probabilmente oltre a quello che ha postato la persona che ha postato la foto ci saranno almeno un altro milione di persone probabilmente cui interessa quel tipo di informazione. La stessa cosa ovviamente nella maggior parte di interventi noi facciamo. Nel 2017 i Vigili del Fuoco hanno fatto 1 milione di interventi di soccorso, che fanno circa 2600 interventi al giorno in tutta Italia. Quindi siamo detentori di un'informazione che molto spesso siamo gli unici dentro le situazioni, ci siamo noi. Questa necessità di avere invece, scusatemi, io proprio faccio fatica a parlare, no, spero di no, spero che non mi serva a niente, spero di farcela.
quindi abbiamo affinato, cioè dicevo prima, per noi c'è la documentazione delle attività di soccorso, è un'attività storica, già durante la guerra mondiale già avevamo operatori dei Vigili del Fuoco che facevano documentazione. E andando avanti proprio in questo periodo abbiamo capito che forse la cosa migliore è quella di incrementare questa attività, l'attività di documentazione, foto e video oltre alle parole, proprio per tutto quello che vediamo uscire in continuazione. Credo che la cosa più oggettiva che possa essere messa a disposizione dei cittadini siano le immagini. È la più oggettiva possibile, perché neanche quelle ovviamente sono oggettive, poi possono essere soggette a interpretazione, però quantomeno ci danno un'immagine immediata di quello che sta succedendo. La prima foto dall'alto che è stata fatta e postata, che ha fatto il giro del mondo su Amatrice, è stata fatta dal nostro elicottero. Ripeto, non mi serviva, non c'erano i Vigili del Fuoco dentro in quell'immagine, non ci serviva assolutamente per fare... quindi per accrescere la nostra immagine, è servita però per dare a tutto il mondo immediatamente cioè l'immagine di quello che era accaduto, quindi di dare certezza alle voci di chi urlava e dei sindaci che urlavano che che i propri paesi erano crollati. Quella era l'immagine concreta che quello era realmente accaduto. La prima immagine che ha fatto il giro del mondo del treno e dell'incidente dei treni, ricorderete, due anni fa, a Corato in Puglia, aveva la stessa funzione, di dare a tutti immediatamente quella che era l'immagine reale di quello che stava accadendo. Ecco, questa è questa nostra esperienza, questa nostra esigenza, abbiamo cercato e stiamo cercando quindi di trasferirla anche sui social. Peraltro sui social sì, c'è un'altra esigenza che noi dobbiamo necessariamente... della quale ci dobbiamo preoccupare, quindi c'è una dinamica che dobbiamo intercettare, che è quella le informazioni che partono direttamente dalle persone che sono coinvolte negli eventi. Per noi sono vedere quindi la prima foto che viene passa sui social del terremoto di Ischia, per noi è una fonte di notizie, ci dà immediatamente il senso di quello che può essere accaduto. Peraltro in un momento faccio riferimento a Ischia, peraltro per un semplice fatto, eravamo di fronte ai dati di un terremoto che era in qualche modo incongruente con le notizie che ci arrivavano di crolli di quella dimensione, perché solitamente un terremoto 4.0, quello che è stato, non produce questi danni. Ora, per noi quindi la prendiamo quella foto, la analizziamo, però non ci possiamo permettere di rilanciarla, di metterla in un circuito se non la certifichiamo. Per noi esce sui nostri profili solamente quello che è certificato, perché sappiamo perfettamente, a parte chi potrebbe postare foto che non sono neanche di quell'evento, e quindi, ma sappiamo anche perfettamente che le persone che sono coinvolte, cioè in un evento, possono avere una visione di quell'evento che è distorta, potrebbe essere amplificata. Ora questo a noi ci impone da una parte un grande senso di responsabilità nel verificare quello che realmente sta succedendo, ma anche essere svelti a dire effettivamente come stanno le cose, quindi a vantaggio soprattutto delle persone coinvolte. Ora noi in questa esperienza di Twitter, quindi che grosso modo, ripeto, ricalca come dinamica, come modalità di comunicazione, quelle che sono le nostre linee essenziali di comunicazione, quindi la nostra è molto concreta, va direttamente nel cuore delle situazioni, senza tanti giri, senza tanti fronzoli. Ora la particolarità forse in un riscontro rispetto a quello che facciamo. Molto spesso, il grosso della comunicazione passa attraverso i media tradizionali. Parli, te non sai come viene recepita l'informazione che hai dato. Attraverso il profilo Twitter non abbiamo delle risposte. Vediamo innanzitutto l'interesse di un evento, quello che provoca, chi è coinvolto, quali sono le necessità di conoscenza. Questo quindi ci aiuta a indirizzare meglio la nostra comunicazione, quindi attraverso un monitoraggio quindi che è costante. L'altro tentativo che facciamo, che ricalca sempre la nostra esperienza, è quello di cercare di fare anche prevenzione, di sensibilizzare i cittadini sulle problematiche, sui rischi.
L'Italia è un paese purtroppo dove non c'è cultura o scarsissima cultura della sicurezza, quindi non puoi parlare di un pericolo se quel pericolo non si è palesato. Possiamo parlare di dare consigli su come evitare il pericolo del monossido di carbonio solamente nel giorno in cui ci sono 6 morti per monossido di carbonio. Se lo fai il giorno prima non ti ascolta nessuno. Però devi essere bravo, cioè la possibilità ce l'hai, devi essere bravo ad aspettare purtroppo quando c'è la cronaca, ti chiama, ti dà la possibilità per poter fare anche, per poter svolgere anche questa funzione. Questa è più o meno, ecco, la nostra esperienza sui social. Troviamo molto meno congeniale, pur per esempio pur lavorando su Instagram, meno congeniale solamente perché il tentativo lo facciamo ogni tanto di mettere dei contenuti diversi. Sapete meglio di me che se non la foto non è una bella foto, cioè non è un messaggio più che positivo, cioè non viene seguito, quindi ripeto, ci rimane meno congeniale, meno utile al nostro obiettivo di comunicazione, quello di postare foto su Instagram, sebbene però stiamo lavorando, cioè, peraltro, cioè, anche su quel piano con soddisfazione, è un obiettivo ovviamente, è un obiettivo diverso. Ecco, sostanzialmente questo, io vi ringrazio per l'attenzione.